una scoperta non nostra, ma di uno studioso di origine tedesca che lavora negli Stati Uniti, si chiama Gunther Oberdorster, è che queste polveri, queste particelle sono capaci di migrare lungo il nervo olfattivo, cioè noi le inaliamo, finiscono nelle fosse nasali, all'interno del naso, qui parte, comincia il nervo olfattivo, quello che ci fa sentire gli odori, e in un breve tratto finisce al cervello. Finisce al cervello dove provoca un cancro, eccolo qua, questo invece è nostro, questo è tiroblastoma, cioè un cancro del cervello con delle particelle di ferro cromo. Quanto sono effettivamente penetranti queste polveri all'interno del nostro organismo? Beh, molto. Questa è un'altra delle scoperte nostre. Questa è una cellula, è un nucleo di una cellula, e queste sono delle particelle. Noi abbiamo scoperto che queste particelle sono capaci di entrare nel nucleo delle cellule, spontaneamente ci entrano. Il nucleo delle cellule contiene un filamento che è lungo quasi 2 metri, arrotolato, avvoltolato su se stesso, che si chiama DNA. Questo DNA contiene miliardi di istruzioni. Istruzioni che dicono al nostro organismo, dicono alle cellule principalmente, come comportarsi, come quale deve essere, quale può essere la loro fisiologia, il loro metabolismo, come si devono riprodurre. Noi abbiamo scoperto che queste polveri vanno a scombinare il DNA. Scombinandolo, scombinano le istruzioni. Quindi queste cellule non si comportano secondo quello che gli racconta un DNA scombinato. Fanno le cose più strane, più pazzesche. Ora, le cellule, quando vengono attaccate in qualche maniera, sono capaci di difendersi. E si difendono bene anche. Addirittura sono capaci di riparare il DNA. Lo riparano, ma soltanto in certe circostanze. Con queste particelle non sono capaci di farlo, non sono capaci di ripararlo. La cellula ha molte difese, vi dicevo, l'ultima dei quali si chiama apoptosi. L'apoptosi altro non è se non il suicidio cellulare. Cioè una cellula quando è attaccata in una maniera indifendibile si suicida, e si suicida per il bene comune, cioè si suicida per non andare a rovinare con la sua patologia le cellule che stanno intorno. A presiedere questo meccanismo c'è un gene che si chiama P53. Queste particelle vanno a distruggere questo gene. Quindi la cellula non sa più che deve suicidarsi, diventa eterna, è immortale. La cellula attaccata alle particelle diventa immortale. Quindi si riproduce in eterno, ma si riproduce in maniera sbagliata, perché è stata scombinata. Quindi diventa un cancro. Il cancro è una crescita in eterno delle cellule, un moltiplicarsi eterno delle cellule. Perché non è più eterno? Perché questo moltiplicarsi eterno uccide l'organismo che ospita l'organo. Ecco perché. Ma se noi potessimo non morire delle deficienze che vengono acquisite dagli organi inficiati da questa crescita, noi vedremmo una crescita eterna, un riprodursi eterno di queste cellule. Quindi la vita eterna diventa fonte di morte, una cosa molto strana, ma così è. Bene, questa scoperta nostra ha fatto sì che la comunità europea ci mettesse a capo di un altro progetto più grande di quello precedente, perché stavolta ci aveva messo a capo di 10 centri di ricerca su 6 paesi europei, e questa ricerca abbiamo studiato proprio questo tipo di meccanismo che era completamente sconosciuto. Altra scoperta nostra è che le polveri, le particelle sono capaci di entrare nello sperma. Vedete, questo è uno spermatozoo, questi puntini che vedete sono delle nanopolveri, questi puntini molto più grossi sono delle micropolveri, microparticelle. Due cose succedono. La prima, il portatore di questa condizione diventa sterile. Diventa sterile perché lo spermatozoo
assalito, ricoperto da queste polveri, non ha più la mobilità sufficiente per entrare nell'uovo, nella cellula uovo. Quindi questa persona non è più in grado di riprodursi. La cosa era già conosciuta, ma non si sapeva il perché. Cioè c'erano degli operai che lavoravano in certe fabbriche e non riuscivano più ad avere figli, cioè erano diventavano sterili. I medici chiamavano questa condizione sterilità industriale, ma non sapevano perché. Il motivo è questo: queste fabbriche si producono polveri e queste polveri impigriscono gli spermatozoi. L'altro problema è un problema familiare, quello che si chiama Burning Semen Disease, la malattia del seme ureo. Cioè, quando questo signore ha un rapporto sessuale non protetto, induce nella sua partner la formazione di piaghe all'interno del canale vaginale. Queste piaghe sono sanguinanti, molto dolorose e sono intrattabili sia chirurgicamente sia farmacologicamente. E noi l'abbiamo scoperto una decina d'anni fa, questo tipo di malattia, in Canada, in una coppia in cui lui, il marito, era un militare che aveva combattuto nella prima guerra del Golfo. Poi l'abbiamo trovato in Inghilterra, l'abbiamo trovato in Francia e adesso lo troviamo sempre più comunemente in Italia, questo tipo di patologia. Poi ci sono delle cose grottesche, se volete, perché queste signore che hanno questi dolori, che sono dolori forti, bruciori, prendono dei preservativi, li riempiono di ghiaccio tritato, si infilano questi preservativi e passano la giornata quando il ghiaccio è sciolto, ne prendono un altro, quindi non è una cosa particolarmente piacevole. Però qualcosa si può fare. Sapendo che esiste questo tipo di condizione, si può depurare lo sperma. Noi l'abbiamo fatto con successo. Si depura lo sperma, si ricorre a una fecondazione assistita e la cosa funziona. Abbiamo avuto un militare che aveva questo particolare tipo di condizione, che è venuto da noi, gli abbiamo depurato lo sperma, una cosa molto semplice, quindi niente di trascendentale, con una fecondazione assistita, ha avuto due gemelli perfettamente sani. Ma il problema è saperlo, perché se viene ignorata la cosa, tutto finisce così. Guardate un po' che cosa può fare l'inquinamento da polveri a livello anche di esseri, a livello di esseri viventi. Questo è un tarassaco, tarassaco officinale, è, non so da voi come si chiama, lui si chiama piscialetto in termini popolari, anche perché una volta si pensava che avesse un effetto diuretico, che non ha in effetti. Bene, guardate un po' come è fatto. Guardate il fiore, guardate lo stelo, guardate invece come viene trasformato questo fiore quando il terreno è inquinato da particelle di cromo. Guardate il fiore e guardate lo stelo, fascicolato. A voi non fa tanta impressione perché, essendo voi degli animali, appartenendo al regno animale, non avete grande sensibilità per un regno diverso che il regno vegetale, ma questa è una malformazione orrenda, veramente orrenda. Guardate invece questo è un prodotto marchigiano, roba vostra, foraminifero. Il mare contiene, ogni metro cubo di mare contiene milioni di questi animaletti che sono grandi. Guardate, questo è un decimo di millimetro, quindi questi sono molto piccoli, sono esseri unicellulari che si costruiscono intorno a un guscio minerale. Questo è un foraminifero sano, normale. Guardate un po' cosa succede in un mare vostro, marchigiano, che ha la bandiera blu, ma che è inquinato terribilmente. Se volete vi spiego come si fa a ottenere la bandiera blu. La bandiera blu si ottiene, quando si ottiene in maniera corretta, e quasi sempre si ottiene in maniera corretta, per carità, si va a controllare quanti coli batteri, per esempio, ci sono dentro un metro cubo o un metro cubo di acqua. Se questi batteri fecali sono al di sotto di un certo numero, si dice l'acqua è pulita, quindi bandiera blu. Succede però a volte, come in questa spiaggia marchigiana, che l'acqua sia talmente inquinata da uccidere i coli batteri. Quindi io prendo il mio litro d'acqua, non trovo i coli batteri, dico guarda un po' quanto è pulita, in realtà è talmente sporca da uccidere i coli batteri,
Quindi siamo veramente alla follia pura. Bene, guardate un po' cosa succede ai foraminiferi. Eccolo qua, un po' diversa la cosa. Questi foraminiferi, quando sono ridotti così, faticano a riprodursi. Ora, voi che appartenete a, no, apparteniamo a una classe molto superiore di esseri viventi, diciamo, ma che cosa me ne può fregare a me dei foraminiferi? Bene, allora, il foraminifero è in fondo alla catena alimentare, al vertice del quale c'è l'uomo. L'uomo è nella posizione più privilegiata, perché noi ci nutriamo, mangiamo, siamo i principi di questa catena. Purtroppo però il vertice è sì la posizione più privilegiata, ma è anche la più fragile, perché ogni piccolo scossone in qualsiasi punto di questa piramide si ripercuote sull'uomo. Quindi se noi cominciamo ad andare a inficiare, ad andare a turbare il gradino più basso, noi alla fine avremo dei grossi problemi, perché tutta questa catena sarà completamente sconvolta. Noi rischiamo di fare quello che faceva il conte Ugolino, mangiare figli e nipoti, cosa che forse non è il massimo della vita. Ma i foraminiferi hanno un'altra particolarità, il guscio minerale che hanno. Sapete come fanno a fare il guscio minerale? Prendono l'anidride carbonica e la fissano e la mineralizzano. Non è carbonato, fanno questo piccolo guscio. Ogni anno i foraminiferi diffusi in tutti i mari mineralizzano, cioè sequestrano, rendendola completamente innocua, sequestrano miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Se noi uccidiamo i foraminiferi, questi miliardi di tonnellate di anidride carbonica non si fissano più e ce li ritroviamo in atmosfera. Ora noi non siamo capaci di respirare l'anidride carbonica. Se volete provare, fate un piccolo esperimento che è anche abbastanza divertente. Prendete un sacchetto di plastica, ve lo mettete in testa e ve lo legate qua. Poi state lì ad aspettare. Chiedete a qualcuno che chiami non la polizia ma le pompe funebri, perché nel giro di un paio di minuti sarete morti, perché avete respirato l'anidride carbonica. Ogni tanto io sento dire qualche ingegnere ambientale, degli esemplari di Homo sapiens recente, perché non esistevano fino a poco tempo fa, che dicono delle castronerie che sono veramente micidiali. Bene, io sento questi ingegneri ambientali dire che l'anidride carbonica non è assolutamente tossica. Bene, ma respiratela allora se non è tossica. Io ve lo do io il sacchetto di plastica, ve lo compro io. Provateci. Bene, cosa facciamo noi dopo aver ucciso questi animaletti? Dobbiamo in qualche modo fissare l'anidride carbonica. E allora facciamo degli impianti, questa è una grande pensata, una grande novità, impianti di questo genere, che vanno poi a corollario di quello che si è fatto per fare per esempio una fabbrica che produce tanta anidride carbonica come effetto secondario. Viene catturata l'anidride carbonica, viene convogliata lungo un tubo e ficcata sottoterra, principalmente, preferibilmente sotto il mare. Si fanno delle belle sacche piene di anidride carbonica. Tutto questo giochetto costa delle cifre spaventose e sequestra soltanto una percentuale infima di anidride carbonica a costi elevatissimi. Noi uccidiamo i foraminiferi che ci fanno tutto il lavoro gratis per farlo a pagamento e avere un risultato che è veramente ridicolo, assolutamente ridicolo in termini proprio quantitativi. Quindi guardate un po' quanto è intelligente l'Homo sapiens.